15:58, sono quasi le 16 e stiamo entrando nelle ultime 2 ore di diretta, direttamente qua dall'Albergatore Dei. Ci troviamo a Parco dei Principi Grand Hotel and Spa in via Frescobaldi 5, anche magari per chi volesse venire quest'oggi qui a trovarci. Siamo in compagnia, tra l'altro, qui a Mediotel Radio. Abbiamo già questa mattina intervistato alcuni nostri sponsor, ma adesso do il benvenuto a Luca Gaballo di Hoist Group. Luca, ciao, benvenuto. Ciao. Come sta andando innanzitutto l'evento? Siamo già nella fase post-pranzo, l'abbiamo già lasciata abbastanza. Assolutamente Adesso ci sì. sono degli workshop, state esibendo, giusto? Avete il Sì. vostro sponsor. Comunque sì, l'evento molto positivo sembra anche per coloro che hanno organizzato, sia per gli sponsor e chi magari sta lavorando dentro. Parliamo un attimino, ecco, di Hoist Group. Volevo sapere di che cosa si occupa Hoist Group. Allora, Hoist Group è una multinazionale svedese, presente in 17 nazioni, in Europa e Medio Oriente, e più o meno è di 600 dipendenti, con 140 milioni di euro di fatturato. Come dicevo, appunto, siamo presenti in 17 nazioni. C'è un numero, è un bel numero, bello grosso. E ci racconti un attimino anche dei servizi che Hoist Group offre ai suoi clienti? Sì, noi diciamo come dal punto di vista dei servizi abbiamo sia una soluzione internet che va dalla soluzione low cost per il piccolo albergatore alle soluzioni per grandi clienti internazionali, infatti noi diciamo, abbiamo delle certificazioni per lavorare con Hilton, con Marriott, Starwood, Residor, Hyatt, eccetera. Sulla parte anche TV, noi offriamo soluzioni TV che vanno dalla soluzione appunto low cost fino alla grossa soluzione con video on demand. Abbiamo delle soluzioni di digital signage per aumentare la comunicazione all'interno dell'hotel. Abbiamo un nostro PMS, è un gestionale sviluppato internamente da Hoist Group, un online task manager per migliorare la comunicazione tra i vari reparti all'interno dell'albergo, quindi tra housekeeping, maintenance e front desk. Offriamo anche tutta la parte legata a lo door locks. Quest'anno lanceremo una soluzione mobile, minibar, casseforti e non in Italia, ma diciamo nei paesi nordici offriamo anche guest amenities, però in Italia non ancora. Ok, qual è il vostro prodotto che è un po' la bambina che cullate tutto il giorno? C'è magari un prodotto di punta che vi elaborate sempre, non so, trovate soluzioni modificate. Allora, diciamo che la soluzione di punta deriva anche un po' dalla storia, perché noi in Italia siamo presenti dal 2003, siamo da un bel po' di anni, e avevamo cominciato con la soluzione internet, quindi diciamo, la parte internet è un po' il nostro core business che ci Certo. portiamo avanti Anche da un perché poi bel da po' di anni. internet viene tutto il resto, quindi. Esatto. Diciamo che quest'anno stiamo coccolando invece un altro prodotto che lanceremo quest'anno sul mercato italiano, che è il nostro PMS. Che Perfetto, dopo quindi magari ti darò sì, qualche. dopo ne parliamo anche, quindi ci sono comunque degli obiettivi. Parliamo un attimino anche del gestionale alberghiero, cosa Ok. proponete voi? Ma quindi a tal proposito noi abbiamo una soluzione appunto come dicevo che è sviluppata internamente da Hoist Group, è una soluzione già presente sugli altri mercati. L'anno scorso abbiamo impiegato diciamo, tutto l'anno per customizzare questa soluzione per il mercato italiano e quest'anno la lanceremo e diciamo, sarà un po' il nostro obiettivo quello di far crescere i numeri su questo tipo di mercato. È un gestionale che per quanto riguarda diciamo, è modulare e per quanto riguarda la parte di channel management, ad esempio, si interfaccia a due vie con i principali channel manager, ha un accesso diretto a booking.com e una cosa da tenere in considerazione è che è già certificato per Best Western International, ad esempio. Una domanda che mi sorge adesso anche spontanea, ovviamente i vostri clienti è il mondo dell'hotellerie, il mondo alberghiero, ok, lì finali ci siamo. La vostra compagnia sceglie anche, magari seleziona clienti oppure comunque voi abbracciate a mani aperte tutto il mondo dell'ospitalità? Allora, devo dire che fino a qualche anno fa la nostra fascia di clienti era proprio la fascia molto alta, alberghi 5 stelle, lusso, di catena, eccetera. Quest'anno, come dicevo prima, anche sulla parte TV e parte internet, stiamo lanciando delle soluzioni low cost e quindi andiamo ad abbracciare anche la parte un po' centrale del mercato. Quindi assolutamente accogliamo clienti sia piccolini, ma riusciamo a dare la soluzione sia la parte bassa del mercato, comunque con poche camere, fino alle soluzioni con migliaia di Perfetto. camere.
Con questa ti lascio e ti faccio l'ultima domanda un po' canaglia. Un cliente come mai dovrebbe proprio scegliere Hoist Group? Qual è la sua soluzione magari vincente che si può riassumere con una frase e il cliente, l'albergatore, dice: ah, ok, Hoist Group, basta, scelgo loro. Ok. Allora, al di là insomma della presenza internazionale, insomma del fatto che siamo un partner abbastanza stabile sul mercato, eccetera, uno dei punti, dei nostri punti diciamo, di forza è sicuramente la presenza locale da molti anni sul territorio, soprattutto in Italia. Uno dei punti di forza su cui noi spingiamo è che siamo l'unico partner in questo momento dal punto di vista diciamo tecnologico in grado di offrire un portafoglio prodotti così ampio, cioè non esiste in questo momento un altro partner come noi che riesce a dare dal PMS alla soluzione internet, alla soluzione TV, all'online task manager, alla soluzione door locks, non esiste. Quindi diciamo che questo... La vastità di scelta che c'è a disposizione. Assolutamente. E questo qual è il vantaggio per un albergatore? È il fatto innanzitutto di avere un unico interlocutore, quindi certo. Io parlo con una persona per diversi servizi. Non devo chiamare l'idraulico, l'elettricista, no? Faccio il discorso casalingo, chiamo un'azienda esatto. Che si occupa di tutto. Esatto, e questo quale può essere il vantaggio di una soluzione del genere? Sicuramente nella convergenza delle soluzioni, cioè se io ho una soluzione TV, internet e digital signage, faccio un esempio, ho delle ottimizzazioni sia per quanto riguarda l'infrastruttura, ma anche da un punto di vista di comunicazione. Quindi uno dal punto di vista dei costi, quindi riesco a ottimizzare avendo più soluzioni dallo stesso fornitore, ma anche da un punto di vista di comunicazione, perché io con uno stesso software la comunicazione la lancio su diverse piattaforme, la lancio sulla parte internet, sulla parte TV, sulla parte digital signage, e quindi ho un'ottimizzazione di quello che è la mia comunicazione all'interno dell'albergo. E quindi questo si ripercuote anche sia una diminuzione dei costi, ma incremento dei ricavi per quanto riguarda la parte diciamo dell'albergatore. Certo, allora ringraziamo ancora Luca Gaballo di Hoist Group. Luca, la giornata ancora è lunga, ci sono ancora 2 ore, ti lasciamo tanto, avete il vostro stand, state esponendo, ti lascio ancora grazie. Ricordiamo tra l'altro siete partner e sponsor anche di Mediaset Radio e per questa diretta. Assolutamente. Grazie ancora Luca, ci vediamo presto, noi siamo qua.